Bene, un saluto a tutti quanti i nostri amici di Android Blog. Quest'oggi andiamo a fare la recensione di uno smartphone che ci è stato inviato dalla D-Mail, il Lexite MVG 409, un cellulare che è un modello low cost, si può trovare infatti in vendita a 99 euro. E sul proprio sito della D-Mail andrei quindi subito a vedere il dispositivo e cosa riusciamo ad avere con questi 99 euro. Innanzitutto abbiamo il telefono, che poi andiamo a vedere, lo mettiamo da parte. Poi in confezione troviamo una conformazione, una scusatemi. Una dichiarazione di conformità riguardo il prodotto alle direttive CE, le cuffie classiche, non in-ear, diciamo gli auricolari classici. Poi troviamo una pratica, direi, custodia posteriore, una cover posteriore non in silicone, ma una plastica semidura. Poi troviamo il cavo classico USB. Poi il caricatore, anch'esso classico, con il pratico aggancio USB. E poi troviamo una sorta di manuale di diversa lingua, c'è anche l'italiano. Poi troviamo anche una seconda pellicola per il telefono, visto che una è già applicata proprio dalla fabbrica. Poi direi quindi che la confezione perlomeno è direi ricchissima, visto che praticamente è compreso un po' tutto. Direi quindi allora di andare subito a vedere il telefonino. Togliamo allora la scatola, andiamo a prendere il telefono. Allora, cosa possiamo dire riguardo questo Excite? Allora, monta Android 4.2.2, è un processore dual core da 1.2 GHz e naturalmente un dispositivo dual SIM, quindi sarà possibile inserire le due SIM. Ora vi faccio vedere anche dove e come. Eccoci qua. Quindi qua le due SIM, 1 e 2, entrambi in formato standard, e qua l'ingresso invece per la micro SD. Abbiamo quindi uno schermo multitouch capacitivo da 4 pollici e una fotocamera posteriore da ben 5 megapixel con il flash. La anteriore è da 1.2 megapixel, la RAM è da 512 megabyte, quindi non moltissima. La memoria interna è di 4 giga, espandibile tramite micro SD fino a 32 giga. Abbiamo poi GPS, UMTS 3G, HSPA, quindi Wi-Fi, Bluetooth, e una batteria da 1700 mAh, più un'altra anche compresa in confezione, e con appunto garanzia 2 anni presso appunto la D-Mail. Quindi direi allora che le specifiche abbiamo detto un po' tutte quante, perlomeno quelle che ci sono state fornite dal produttore e dal venditore. Direi quindi a questo punto di andare poi a parlare dell'aspetto estetico. Direi abbastanza classico: davanti abbiamo l'apparecchio auricolare e la fotocamera anteriore, abbiamo già detto prima, un form factor, perlomeno questo superiore, che abbiamo già visto su telefoni più blasonati. Poi sotto abbiamo un tasto che va indietro, un tasto di home e un tasto, diciamo, di strumenti. Sopra abbiamo il tasto di spegnimento, a destra l'ingresso per il cavo USB e poi il bilanciere del volume. Poi sotto il jack da 3,5 e a sinistra tutto liscio, pulito. Dietro, appunto, dicevamo la scritta MVG, poi lo speaker e la fotocamera con il flash. Questo è il telefono, l'abbiamo appena acceso. Direi che il display non è niente male. Andrei un pochino ad alzare la luminosità, sperando che non sia già al massimo. Ok, siamo al massimo. Sì, la luminosità non è male, ma non è proprio, diciamo, altissima. Comunque, nulla di così grave. Quindi, per quanto riguarda la parte telefonica, non abbiamo avuto nessun tipo di problema. Il telefono riceve abbastanza bene, ha una buona anche copertura dal punto di vista del wifi, anche se ora non so perché, ma
non sta funzionando. Vediamo un po' se riusciamo a capire perché. Andiamo in wifi. Allora, andiamo in impostazioni, così nel frattempo, oltre a farvi vedere questo, vi faccio vedere anche il resto. Direi che ha avuto qualche problemino, qualche impuntamento. L'applicazione non risponde, vuoi chiuderla? Ok, vabbè, proviamo a riandare in wifi. Ok, direi quindi che il telefono ha qualche problema, proviamo a fare un riavvio. Sì, purtroppo questo è un problema che ho visto diverse volte. Il telefono in alcuni momenti purtroppo ha dei blocchi e spesso deve essere, spesso, almeno una volta al giorno mi è capitato di doverlo resettare. Naturalmente noi l'abbiamo stressato molto e tutto, però non mi è sembrato da questo punto di vista così reattivo. Per quanto riguarda invece la durata della batteria, non avendo particolari pretese, il dispositivo, nonostante la batteria sia solo a 1700 mAh, diciamo che una giornata lavorativa riesce quasi a coprirla. Avendo anche una seconda batteria in dotazione, direi che non dovremmo avere particolari problemi. Il wifi pare essere ripartito. Ecco che si sta collegando. Sì, ok, è ripartito. Si era avuto un blocco prima, evidentemente. Ecco, già che ci siamo, vediamo anche come vengono visualizzate le email. Queste sono le email che mi ha mandato Sony. Solito problema di dover andare a destra e sinistra sul dispositivo. In questo caso forse è anche più accentuato dal fatto che lo schermo è davvero piccolino. Quindi, però, comunque le email funzionano bene e anche da questo punto di vista nessun tipo di problema. Occhio quando premete il tasto Home deve essere premuto proprio al centro, altrimenti non ve lo prenderà, non funziona. Per quanto riguarda invece, ecco, proviamo a rispondere a questo messaggio, farò un nuovo messaggio, ecco qua. Per quanto riguarda invece la tastiera, ho notato che non è particolarmente, cioè è particolarmente reattiva, non abbiamo problemi, diciamo. Infatti, se andiamo a scrivere ciao, volevo scrivere amici, amici. Anche il correttore funziona abbastanza bene. Vabbè, quello di Android, siamo su Android blog. Vabbè, ok, ho scritto male. Non sono più abituato a scrivere alle tastiere piccole, però direi che anche da questo punto di vista, beh, nessun problema. La tastiera va abbastanza bene. Per quanto riguarda invece, la fotocamera, ecco, la fotocamera. Non è malvagia, direi che per 99 euro possiamo sicuramente accontentarci. Ci sono anche delle buone impostazioni, quale esposizione, effetto colore, modalità scena, bilanciamento bianco, modalità immagine, sfarfallio, levando volto, autoscatto, sequenza scatti. Le foto sono a 5 megapixel. E invece, anche per quanto riguarda i video, eccoci qua: microfono, modalità audio, intervallo orientatore, qualità video appunto alta. Quindi direi che. Poi vabbè, qui abbiamo anche l'HDR, la versione sorriso, panorama. Per quanto riguarda le foto che sono state scattate con questo dispositivo, le andrei a vedere adesso. Eccoci qua. Questa è una foto fatta completamente, non completamente al buio, diciamo in condizioni di scarsa luminosità. Non è venuta male. Anche le foto all'esterno non sono così eccezionali, però diciamo che ecco, vedete come vado a fare uno zoom maggiore, sicuramente si va a creare un po' di rumore video, anche non solo su questa, anche questa che magari è fatta più in penombra, direi che ha ancora più problemi essendoci mancanza di luce. Sì, le foto non sono eccezionali, però diciamo che il telefono si difende almeno per quanto riguarda le foto in piena luminosità. Questo è un video che invece al contrario non è venuto così male, anzi, come si può vedere, abbiamo messo l'audio al massimo e il video invece non ha una grandissima potenza musicale, potenza diciamo audio. Infatti l'audio su questo telefono è davvero basso.
Video, anche questo, nulla di eccezionale, ma il telefono, ripeto, riesce comunque a difendersi. Nel frattempo devo farvi vedere l'impostazione della memoria, eccola qui, spazio interno 1,27 gigabyte, e poi vabbè c'è la scheda SD. Quindi abbiamo all'incirca due diversi spazi, entrambi da 1,27 giga, quindi diciamo all'incirca 2 giga e mezzo per il dispositivo. E quindi per andare, poi naturalmente c'è la micro SD. Già che ci siamo, volevo, ecco, vedete, io ho pensato di aver premuto l'home, invece non l'avevo premuta. Già che ci siamo, volevo andare a vedere, ecco, a attivare il GPS, andare a fare la prova del GPS. Vediamo un po' quindi il telefono come va nella ricerca del GPS. Devo dire che per quanto riguarda il GPS, il telefono mi ha abbastanza stupito, non tanto nella navigazione offline, cioè nel senso della navigazione online, visto che tutti quanti riescono a fare quel tipo di navigazione con i dati, ma devo dire che il telefono riesce a collegarsi anche abbastanza rapidamente, ad agganciarsi abbastanza rapidamente ai satelliti. Vedete che magari mi ha fatto qualche tempo è passato, forse 20-30 secondi, il telefono già si è agganciato a 5 satelliti, ne vede bene 14, quindi buona la parte del GPS. Altri telefoni che costano molto di più non avevano questa reattività. Detto questo, andrei allora a questo punto a vederci qualche foto di test, eccoci qua, per vedere anche un po' com'è questo display fondamentalmente. Devo dire quindi che il display sui colori non è male, anzi questo display devo dire che mi ha abbastanza convinto, un display che per questo telefono direi che è più che consono, anche per il prezzo. Ok, siamo arrivati alla fine, forse dobbiamo andare di qua. Volevo fare invece la prova, ecco, di un Full HD che clamorosamente pensavo non venisse riprodotto, invece guardate come viene riprodotto senza particolari problemi. Certo, c'è qualche micro scatto, qualche micro lag, però addirittura io pensavo non fosse neanche aperto. Per quanto riguarda invece allora gli HD, quindi 720p, il discorso invece cambia, perché come potete ben vedere il telefono non ha alcun tipo di problema, anche se io mi sposto avanti, il telefono riesce a seguirmi tranquillamente, quindi buona anche la riproduzione di video, perlomeno i 720p vanno davvero davvero bene. Ok, qui abbiamo detto anche questo. Nel frattempo vi dico che ci sono due gravi mancanze su questo telefono. La prima, forse meno grave, che è praticamente la mancanza dell'USB OS, quindi non potete collegare delle chiavette o altri dispositivi USB. L'altra gravità, che secondo me invece è proprio pesante, è la mancanza del Play Store. Quindi non avrete il Play Store, ma avete questi altri sorta di market che in realtà sono, sì, ci sono sempre applicazioni, è possibile scaricarle, anche quelle che troviamo sul Play Store, ma secondo me siamo su livelli decisamente inferiori. Buona la presenza del file manager, non è possibile installare Asphalt 8, e quindi direi di andare a scaricare questi due giochi, quindi andiamo a giocare su questi due giochi. Prima di fare questo andiamo su internet e vediamo come va il telefono su internet. Ecco, stavo proprio vedendo il Play Store l'altra volta, quindi stavo controllando in effetti che non ci fosse, e in effetti non c'è. E andiamo quindi sul nostro sito, su Android Blog, e vediamo un po' quindi il dispositivo come si comporta. Non sono più abituato a scrivere su queste tastiere così piccole, magari il telefono non mi aiuta neanche, visto che non è così. Il touch non è così eccezionale, è di buon livello per carità, ma sono abituato a telefoni che costano molto di più, quindi è normale che sia diversa la sensibilità che ho nel touch. Quindi questo, ecco, vedete, questo è il nostro sito Android Blog, lo apre senza problemi, anche abbastanza fluido direi, nessun problema, anche quando vado a fare il doppio tap direi che, ok, ho sbagliato io. Vediamo se ora lo riprende. Ecco, direi che il doppio tap viene fatto anche in modo egregio. Bene, detto questo, passerei quindi a giocare a CRS Racing. Il telefono, quindi anche su internet, ha mostrato delle
buone, buone, una buona reattività, diciamo, per essere un telefono comunque da 99 euro. Per quanto riguarda invece il dual SIM, già che ci siamo, parliamo anche di quello, funziona benissimo, nessun tipo di problema. Si può scegliere. Scusate, giochiamo a Fast Racing perché c'era Racing ci chiede dei dati da scaricare sul Play Store. Naturalmente noi diciamo di sì, ma poi non ce lo fa fare perché il Play Store in effetti manca. Facciamo Quick Race con Fast Racing, andiamo a giocare. Ripeto, Asphalt 8 non si può giocare, non si può giocare a qualsiasi altro gioco che ci deve permettere di scaricare dati poi dal Play Store. Bisogna prima scaricare su un altro dispositivo e poi nel caso metterli. Ma Asphalt 8 comunque ci ho provato, ma non parte. Andrei allora a provare questo Fast Racing. Naturalmente la grafica è quella che è, non siamo abituati a altri tipi di gioco, ma quest'oggi dobbiamo accontentarci. Sì, questi giochi sicuramente il telefono non ha particolari problemi. Certo, il gioco non ha delle particolari richieste al grafiche, visto che è un gioco, diciamo, classico, nulla di trascendentale. Anche quando andiamo in accelerazione, il telefono va senza nessun problema. D'altronde, l'ambientazione, anche lo scenario, non è dei più difficili da caricare. Dicevo, l'ultima cosa per quanto riguarda le impostazioni, gestione SIM, come i classici dual SIM che abbiamo visto insieme, eccoli qua. Schedatini preferiti, ora io ho messo solo una, ma qui si può scegliere chiamata vocale, videochiamata, connessione dati on e off, quindi si può decidere su quale poi attivare la connessione, le chiamate, oppure se scegliere di volta in volta. Cosa dire allora di questo smartphone Excite che si può trovare a 99 euro? Direi un dispositivo interessante, soprattutto per il prezzo, 99 euro, chi vuole uno smartphone che ha costi davvero poco, ma che abbia comunque delle interessanti, per chiamiamole così, prestazioni, visto che ha un buon display, magari non luminosissimo, ma comunque un buon display, ha un buon GPS, naviga su internet abbastanza discretamente, permette di giocare a qualche titolo più meno importante dal punto di vista grafico. Peccato però per la scarsa memoria interna, per la mancanza del Play Store, che secondo me è la mancanza più grave, e per forse un form factor non così eccezionale, d'altronde non potevamo aspettarci di più, e per una batteria che forse non è così performante, ma che per questo telefono alla fine è più che sufficiente. La fotocamera ci ha lasciato un po' perplessi, ma tutto sommato alla fine ci può stare, anzi direi che ci sta, considerando anche che è presente il flash in un telefono da 99 euro. Quindi direi che è tutto per questo Excite, vi saluto, ci vediamo alla prossima, mano degli innocenti per Android Blog. Ciao!